Che spettacolo, ragazzi! Che spettacolo! Sofia Goggia è uno spettacolo vederla sciare, uno spettacolo. Veramente incredibile. Fa il bis a Lake Louise, seconda discesa libera in 2 giorni, praticamente sesta vittoria in discesa consecutiva. Pazzesca Sofia, pazzesca, e stasera mi sono gasato a mille perché ho capito che almeno al momento non ha rivale in discesa, è troppo più forte, scende in maniera veramente intelligente, sicura dei propri mezzi, riesce a sprigionare e a creare delle velocità pazzesche tramite la posizione, la cosiddetta posizione a uovo, coordinata perfettamente, imposta le curve in una maniera, soprattutto questa sera, in una maniera veramente incredibile, e adesso ci arriviamo, ma pazzesca Sofia, veramente pazzesca. Pazzesca, pazzesca. Si dice sì, sia stata un pochino imperfetta rispetto a ieri, ma chi se ne frega, cioè ha dato 84 centesimi a Breezy Johnson, che anche ieri era arrivata seconda, ma a distacchi comunque molto grandi, come questa sera. Molto grandi, inteso per, cioè, inteso a questi livelli, perché 0,8 secondi non è nulla in termini anche di distanza a livello proprio di metri, insomma, e ha dato praticamente un secondo alla Svizzera Suter. Quindi, che cosa le vogliamo dire? Sì, avrà magari sfruttato un pochino di meno la velocità, ma contiamo anche il fatto che c'era una visibilità molto minore rispetto a ieri. Ieri, comunque, giornata bellissima, cielo sereno. Oggi no, quindi meno visibilità. Che cosa significa? Meno sicurezza in pista, ci vai un pochino più cauta. E la Goggia però ci va, come posso dire, cauta, cauta, ma al punto giusto, perché riesce comunque a sprigionare delle velocità pazzesche e ad impostare delle traiettorie veramente bellissime. Perché poi in un settore, in un tratto della pista, se tu magari, cioè in ogni tratto c'è sempre quel punto decisivo che, se lo affronti bene, poi ti condiziona in maniera positiva il resto del settore. Se lo affronti male, ti può compromettere il tutto, ma anche tutta la gara. Perché? Perché ci sono, soprattutto in certe piste, ci sono dei tratti veramente importanti che, se sbagli, di conseguenza perdi velocità, quindi perderai progressivamente, se, a meno che non ti riprendi in maniera incredibile, ed è quello che i campioni fanno. Del resto, poi magari riescono a rimediare alla grandissima a certi errori. Però quello che voglio dire è che poi di fatto è tutta una catena, cioè degli errori te li puoi portare dietro e puoi perdere velocità e perdere di conseguenza tempo nei vari settori. Ma la Goggia è veramente impressionante. Ripeto, coordinazione, impostazione delle curve, delle traiettorie esemplare, soprattutto questa sera. Questa sera è stata un pochino più precisa, ecco, forse la precisione, oltre che la solita velocità, è stata l'arma vincente di questa sera della Goggia. Mi viene in mente sulla fishnet uno dei passaggi chiave fondamentali di questa discesa, veramente. Non so, cioè, a filo con la porta è passata, cioè proprio una traiettoria stretta, appunto precisa, cioè sembrava quasi disegnata, cioè, non mi vengono nemmeno le parole, andrebbero, cioè, dovrei raccontare queste cose mentre vedo la scena, cioè mentre rivedo la gara, perché dirla così a parole, senza avere davanti il video, senza avere davanti le immagini, è anche un pochino difficile da descrivere, ma veramente ha dato un bacio a quella porta e ha disegnato quel tratto, ha disegnato appunto quel tratto che si chiama Fishnet, quello che ho appena detto, insomma. Ma l'ho fatto in una maniera clamorosa, e questo è stato uno dei punti chiave della discesa di Sofia. Poi, nella parte finale, un missile ha raggiunto, credo,
nel corso della discesa i 138 km orari, credo, abbia raggiunto, andando così a memoria, ma poi ovviamente ti porti la velocità dal tratto prima e dai tratti prima. Tu stessa hai una capacità incredibile di creare velocità e quindi 2 più 2 fa sempre 4, ragazzi, e arrivi al traguardo che sei un missile e ti devi buttare per terra per frenare, se no vai oltre le barriere. Vabbè, a parte gli scherzi, insomma, per farvi capire le velocità che riesce a sprigionare Sofia Goggia. Non possono nulla, quindi, Breezy Johnson, che è seconda, ma che comunque si dimostra colei che riesce ad avvicinarsi di più a Sofia in termini di distacchi, proprio come è accaduto ieri. Terza con Corinne Suter, poi delle ragazze, delle sciatrici con dei pettorali più alti sono riuscite comunque ad impensierire quantomeno le ragazze che erano già sul podio. Sto parlando di Cornelia Hutter, l'austriaca che arriva ad 1,16 da Sofia Goggia e che ha impensierito Corinne Suter per il podio. Poi Kristin Scheier con il pettorale numero 29 che si mette dietro alla compagna di squadra e quindi in quinta posizione. Poi abbiamo una straordinaria Nadia De Lago. Nadia De Lago, bravissima anche questa sera, precisa, non riesce a sprigionare la stessa velocità di Sofia Goggia, però comunque molto brava anche lei, che eguaglia il suo miglior risultato in Coppa del Mondo che aveva ottenuto proprio ieri. Ieri aveva chiuso in sesta posizione, oggi stessa cosa. Poi abbiamo Kira Weidel, la tedesca, ad 1,44 in settima posizione, Miriam Puckner in ottava posizione, Gagnon, la canadese, quindi Beniamina di casa, in nona posizione con il pettorale numero 18, Federica Brignone a chiudere la top 10. Ovviamente la discesa ancora non è terminata, ma ci sono quelle ragazze che non hanno possibilità, ecco, quantomeno di entrare nelle prime 15 sicuramente, quindi siamo tranquilli sotto quel punto di vista, ovviamente non per Sofia Goggia, ma per quanto riguarda le posizioni delle altre italiane. L'italiana più vicina poi a Federica Brignone è Elena Curtoni, in 14ª posizione, poi, un attimo che vado a recuperare, Francesca Marsaglia non è che abbia fatto benissimo, anzi tutt'altro. E è scesa anche Michaela Schifrin, che è attualmente 37esima, Lara Gut anche con un distacco molto ampio da Sofia Goggia. Insomma, queste sono sciatrici che ovviamente sono già concentrate sulla gara di domani. Domani, ripeto, si disputerà il Super G sempre a Lake Louise, mentre per quanto riguarda gli uomini, si disputerà un'altra discesa. Perché? Dico un'altra, perché una discesa si è disputata nel nostro orario prima di cena, quindi attorno alle 17, alle 19, scusate, se non erro, sì, vado a prendere subito i risultati, ma vi anticipo che ha vinto e quindi fa il bis anche qui. Alexander Kilde, che è stato praticamente perfetto, quindi in 2 giornate. 2 bis, Sofia Goggia ed Alexander Kilde, quindi si completa la giornata magnifica per quanto riguarda gli sport invernali della Norvegia. Tra l'altro, andate a recuperare il video sul biathlon. Oggi la Norvegia ha letteralmente dominato, quindi complimenti a loro, ragazzi. E andiamo a parlare un attimo di questa discesa di Beaver Creek. Vado a prendere subito, immediatamente, i risultati. 4 dicembre, ok. Alexander Kilde, primo, secondo Mathias Maier, terzo Beat Foyts a un secondo, cioè un Kilde che dà in discesa libera un secondo a Beat Foyts, significa che abbiamo ritrovato l'Alexander Kilde che ci mancava. Quindi sono contento anche sotto questo punto di vista perché da quello che si vede anche è un ragazzo veramente d'oro, fantastico. È il ragazzo, poi, per chi non lo sapesse, di Michaela Schifrin, quindi anche molto fortunato, direi, ma non divaghiamo.
Quarto, Matteo Marsaglia. Bravo comunque ad un minuto. Dai, costa un minuto. Ad un secondo e 20. Quinto, Dominic Paris ad 1,23, che ancora non è al meglio, però un quinto posto già è meglio, devo dire. Sesto, ad un centesimo da Paris, Cochran Seagull, l'americano, come lo statunitense. Poi Interman, svizzero, settimo. Emesberger, austriaco, ottavo. Krickmeyer, nono, non molto bene. Seierstad, norvegese, sempre a chiudere la top 10. L'altro italiano è Christoph Innerhofer, 14esimo. Poi abbiamo Mattia Casse, 35esimo, Buzzi, Bosca, Molteni, via, insomma, nelle retrovie, ecco. Quindi, che dire, ragazzi? Altra giornata favolosa per Sofia Goggia. Ma anche per quanto riguarda gli altri piazzamenti delle italiane, anche buoni risultati comunque, come ho appena detto, nella discesa libera maschile. Quindi testa a domani. Iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Buonanotte a tutti, ragazzi, e al prossimo video e soprattutto, forza azzurri!